L'operazione Recovery è il business della droga, eroina, cocaina, hashish, il cui consumo ha numeri da emergenza a Cosenza e provincia. Sono gli esperti del Dipartimento delle Dipendenze a confermare una situazione drammatica per il territorio. Sicuramente l'eroina resta lo zoccolo duro delle sostanze che portano alla dipendenza. C'è un fortissimo aumento di cocaina unito all'alcol, questa è la notizia più importante. Sono sicuramente aumentati gli utenti, anche giovanissimi, soprattutto abbiamo visto anche dei 14enni, 15enni, ma la cosa che più ci preoccupa in questo momento è che, facendo dei riscontri sugli esami tossicologici urinari, abbiamo trovato in molti campioni anche il fentanyl, che è una sostanza che per fortuna non abbiamo i numeri degli Stati Uniti, ma insomma è un oppiaceo 1000 volte più potente dell'eroina e la cosa ci ha un po' preoccupato. Lo avete sentito, la droga degli zombie, quella che sta facendo tremare l'America, che è stata trovata qualche settimana fa in una farmacia abusiva a Gioia Tauro, è arrivata anche in Rivalcrati. È già presente, ma l'assuntore non lo sa, perché praticamente noi l'abbiamo riscontrato solo negli esami urinari, cioè in pratica gli spacciatori lo aggiungono alla cocaina o all'eroina praticamente senza comunicarlo al consumatore. Famiglie distrutte, giovani senza futuro e disinformazione lo vedono ogni giorno in via Fiume. Una battaglia da combattere, insistono gli esperti, con una sola arma, la prevenzione. Il fenomeno è trasversale, abbiamo tutte le classi sociali, quindi dai laureati ai docenti ai professionisti, ci sono un po' tutte le classi sociali. Per quanto riguarda la prevenzione nelle scuole, stiamo attivando di continuo praticamente, perché è l'unica arma importante per poter prevenire il fenomeno.